Ciao a tutti ragazzi, io sono Bizkit e oggi andiamo in Brawl, un formato un po' più rilassante, un po' più frizzantino, fa troppo caldo e io e Corrado volevamo distrarci un attimo. Prima di andare a vedere il deck insieme vi chiedo un aiuto per far crescere il canale. Se i contenuti che sto portando vi stanno piacendo lasciate un like, commentate, iscrivetevi, entrate nel gruppo Telegram o in quello di Discord. Il comandante che abbiamo deciso di giocare, ragazzi, è Alela Artful Provocator. Allora, è un 2-3 che costa 4. Questa variante di Brawl, ragazzi, è molto diversa dalla Alela che viene utilizzata in Commander. È un formato nella quale mi sto proprio approcciando adesso piano in Commander. Ho visto che viene giocata con le varie fatine. In questo deck, ragazzi, giocheremo solo un'altra creatura. Tutto il resto saranno o rimozioni, o counter, o degli incantesimi per gestire la partita. Alela però che cosa fa? È un 2-3 costo 4, colore di Esper, Flying, Detach, Lifelink. Tutte le creature, tutte le altre creature con volare prendono più 1 più 0. Quando castiamo un artefatto o un incantesimo creiamo un 1-1 fatina. E più o meno facciamo l'effetto di Bitter Blossom. Bitter Blossom che ovviamente è all'interno, è uno degli incantesimi che più ci interessano. Per il resto, come potete vedere, sicuramente ho deciso di utilizzare degli incantesimi che danno fastidio ai primi turni e possono essere motore per Alela, perché comunque ci permetteranno di cagare delle pedine. Ovviamente giochiamo una Salt Plowshare e una Strix Serenade per andare a toccare il comandante di turno che ci dà fastidio. Invece iniziamo a imporre un po' di più il nostro gioco. Sicuramente Instangable Virtue è una delle migliori carte che possiamo giocare. Anche Invasion of Gobakan non è male perché darà protezione comunque alle nostre creature una volta girata e rallenteremo le giocate dell'avversario. Journey to Nowhere per controllare, Confounding Conundrum per tutti quei simici che rompono le palle e vogliono semplicemente rampare e non fare niente. Cyclonic Reef ovviamente è la carta indiscussa del formato Commander. Più uno, insomma, mettiamo giù le basi mentre controlliamo un po', come potete vedere con queste rimozioni. Ovviamente si giocano gli accelerini, ho voluto provare Torbor Orb perché comunque bloccare le trigger delle creature avversarie in Brawl può essere una cosa veramente devastante. Continuiamo ad avere vari accelerini perché comunque abbiamo sempre bisogno di mana. Ecco, Zur è l'altra creatura che andiamo a giocare. Possiamo tranquillamente giocarlo come comandante, però in quel caso senza Alela faremo molta fatica poi a gestirlo perché Alela comunque è un po' più rapida paradossalmente. Comunque Zur è un 1-4 che costa 3, sempre con i colori di Esper, a volare. Gli incantesimi creatura che controlliamo hanno Detach, Lifelink ed Hexproof. Quindi capite ragazzi che la nostra... quello che noi dobbiamo fare è controllare i primi turni, anche subire magari ingenti danni, ma poi cercare di recuperare grazie a Zur e grazie ad Alela, perché i nostri incantesimi saranno veramente il perno poi di tutto quello che noi vogliamo fare. Zur continua dicendo, con un bianco e con un incolore, la non aura bersaglio, ovviamente incantesimo che controlliamo, diventa una creatura dove la forza e la costituzione sono pari al suo costo di mana. Quindi ovviamente ogni incantesimo che andremo ad animare con Zur poi prenderà Detach, Lifelink ed Hexproof. Questa è una cosa molto comoda, soprattutto il dare Hexproof, perché se vorranno bersagliarci degli incantesimi molto fastidiosi, con due di mana possiamo trasformarli in creature, dargli Hexproof e far fixare la spell dell'avversario. Altre carte di merito non ne vedo tantissime, sono comunque delle staple, ovviamente Wedding Announcement, As Foretold è molto comoda, soprattutto se si riesce a rampare e partire per primi. Tokasia's Welcome funziona molto bene con i piruli fatti da Alela. Questa carta ragazzi la stiamo imparando a conoscere anche in, in standard, è veramente... rompe il formato, probabilmente è la carta più forte che sia uscita in Bloom Barrow alla fine dei conti, la giocano tutti i mazzi top tier col bianco, quindi ok. A 4 ci sono altri incantesimi che funzionano con gli incantesimi, ovviamente qualche vratta la si mette comunque, mi pare che ne giochiamo un paio oltre a giocare anche quella nera, giusto? Che cazzo, non ho messo Crux of Fate, vabbè si vede che Crux of Fate non ci serviva, comunque Dramatic Finale, altro incantesimo molto interessante. Insomma, come vedete, spostiamo tutta l'attenzione e la potenzialità del nostro deck nel late game. Nei primi turni cercheremo di controllare. A 5 ovviamente ci sono gli incantesimi devastanti. Questa metterà un più uno su tutte le creature. Ogni qualvolta giochiamo una creatura, anzi ogni qualvolta una creatura entra in campo, quindi snowballa di brutto, Divine Visitation perché no, è meglio fare un 4-4, anzi un 5-4 con Alela piuttosto che un 2-1. Insomma, il sigillo, anche questa qua è devastante. Comunque abbiamo Time Warp, vabbè, continua ad auto-interrompere. Eccola, Crux of Fate, vedete che c'era? Non la vedevo perché era in giapponese, vabbè. In
Invasion of Tolvada, altra carta bellissima. Le battaglie in questo deck si possono usare, incredibile ragazzi, sono anche forti. E poi ovviamente si chiude con i mucconi. Finalmente Shark Typhoon, un formato dove hard castarlo così mi fa veramente venire il pipo dritto. Mentre invece se lo autocastate, se lo hard castate negli altri formati siete un po' stronzi. Però in Bolas Clutches ovviamente per fottere il comandante avversario. E tira l'Absolution, andiamo a ciucciare l'avversario, il suo cimitero, facciamo pedine. Insomma, ragazzi, si spiega un po' da solo il deck, non c'è moltissimo da dire, anzi, mi sono oggettivamente dilungato anche troppo. Le terre sono giuste quelle che ci servono per avere i tre colori di Esper. Io non ho altro da dirvi, godetevi le partite con me e con Rado e ci sentiamo dopo per i saluti. Ciao! Io mi sto già cagando in mano comunque, cioè... Sì. Però abbiamo solo due terre, mannaggia il cazzo. Niente che pesca, però abbiamo un surveil. Puoi surveilare di nuovo con la ritmesa? Sì, però andrei a prendere il tricolor. No, ma Malligo, non mi convince. Meglio. Cimil c'è. Cimil c'è lo stesso. Beh, c'è anche Sai. Beh, no. Questa mi ha ligato tre volte. Bisogna vedere però a che turno fa Galt. Sì, basta che non sia un altro coglionazzo che mi ha fatto desistere di giocare standard oggi. Esatto. Devo venire su Brawl per giocare qualcosa. Go Bakan. No, faccio subito l'Esper Sentinel, è fastidiosa comunque. Ok. Magari non troppo, visto le carte. Ah, invece. Cosa fa? Un 1-1, no? Sì. Questa è carina. Questa carta mi piace. Beh, facciamola a sto punto, Go Bakan. Fai Signet anche? Sì. Per forza, se no non la gioco. Peccato che ha messo il pedinozzo fastidiozzo. Allora, questa è Arrow, sì. Arrow, Banishing Light è un 1x1, va bene così. Non è nel mio interesse. No attacks, così se vuole il Banishing lo usa, sono dei due pezzi. Cosa serve la torta di carote con Galt? Non lo so, non mi interessa. Io fossi stato lui, sai che anch'io avrei tolto il Signet, però va bene così. Vabbè. Cyclone Reef. Penso a lui. Ma io andrei di Alela. Conoscendo la mano, io sì. Anche perché Alela può essere veramente fastidioso. Che spocchia l'animazione. Di Alela sì, è carina. Ok, sta fermo. Lui ha fatto terra. Senti, è il momento. Mille. Ah, è certo. Op. Top ha fatto, mica. Ci distrugge. È finita. Vediamo cosa giri. Beh, oddio. Oddio. Galt ha trampella. Galt fa tutto. Sì, però non è rapido per... at the moment. Da quel che si vede, no. Sì, ma Alela può. Ma Alela quello che doveva fare l'ha fatto. L'ha fatto. Sì, sì. Adesso giriamo Go Bakan. Abbiamo pescato quello vero. No, ah sì, bianco, giusto. Virtue. Grazie per il pesce. Sto pensando che però Zu non lo metterei adesso. Ferdelange, sì. Perfetto. Benissimo. Stocastici. Esatto. Zuka, vaffanculo, merda.
Non lo so, non mi piace, però sei tu l'esperto di questo mazzo. Ma stai parlando con me? Basta. Ma perché giocate dei comandanti che veramente boh. Boh, Astroworld è carino. Ma dai, chi E se ne c'è frega anche che. Grasp rapido Sì, per la io sua. lo guarda, lo. Vabbè. Perfetto. Non le fanno mai le partenze con un proprio sprawl, in Brawl? Mai. No, mai. No, no, Mai. mai, mai. No, Mai vista? Non succede mai di primo? no, no. Vabbè. Ah, sì, poi seguite da Sì, Calginate beh, ancora meno. certo. No, no, ma mai viste queste partenze. Mai visto. Non so, come ti permetti? Potrei. No, è meglio Asphalt. A sto punto. Eh beh, cazzo, mi fa giocare gratis, Scorch. Prima sale, meglio è. No, sì, infatti a sto punto lo prendo. Eccolo qui, un'altra carta da patè, da patacca, madonna. Questa carta qua è veramente una carta da cerebrolesi. Cioè, sono veramente dei dementi quelli. Quello che ha progettato questa carta è veramente un pagliaccio. Glielo prendiamo di Aegis. Ma da fa? Vuoi prenderglielo di Aegis? Perché no? Cioè, comunque va rimosso perché No, no, gli. rimosso sicuramente. Però mi fai pagare vite, pezzo di cazzo, che non sei altro. Va bene. Perché se ci fa un disenchant, bestemmio. E vuoi fargli il grasp? E fare Celestus grasp? Hai capito? Va bene. Pare che mi sa che ha aperto encounter. No, forse no. Vabbè, Questo è muore, non mi default. interessa. Muore. Va bene così. Olè. Io. Boh. Ma come fanno? Ma come Se gli cazzo piacciono così tanto le fanno? terre, perché non vanno a coltivarle? Ma guarda. Vabbè, bravo comunque. E allora C1000. E Ah, Pafoz? No, C1000? Sì, perché abbiamo dopo abbiamo Hellfire with Aegis. Sì, Fire, perché dopo abbiamo esatto. Aegis. Ma questo qua è randomico, perfetto. Corrado, vai a fare nel Perfetto. culo. Oh, è a zero. Vai a fare in culo. Sì, lo so. Beh, perfetto. Perfetto. Dopo anche la Aegis è a zero comunque. Spark double, benissimo. Benissimo. Terre ne abbiamo pescate? Non so, ti sei per Se caso vuoi accorto? fare Alela prima di fare Aegis, chiedo. Perché stavo pensando anche. Sì. Quanto costa equipaggiare quell'affare? Ma perché voglio equipaggiare? Per far diventare il tuo token una copia di Bristol Rebels. Va bene. Bravissimo, Corrado. Perché? Perché è Spark Double. Fa niente. Ci siamo divertiti. Ah, si sente che mi sto divertendo. Ah ah. Va bene, un'altra carta di alchemy. Prolifera. Benissimo. Bravo, sei fortissimo. Bravo, benissimo, ho anche preso una carta. Ma complimenti, non attacchi perché sei una pussy. Allora, vediamo, potrei uccidermi un'altra creatura. Non dovevamo prendere il clone. È comunque colpa tua. Ma come? Tanto noi siamo morti il turno dopo. A meno di magia adesso. Non mi sembra una magia. Ma Beh. sì, ma lui fa una terra, abbiamo perso, Corrado. Cioè. Bello, no? Immagina. Puoi. No.
No, figlio mio, no. Guarda, eh. Ah, prolifero, giusto. Ah, siamo a uno. È un trambello. Ah no, è vero. Sì, vabbè, ma che cazzo di carta è? Ma ste carte di alchemy, però, porco di quel cane. Ma non possono rimanere nel culo di chi le ha create? Cristo santissimo. Ma veramente non possono andare a fare in culo loro e alchemy? Dammi una rimozione fortissima. Comunque non una terra, perfetto. Va bene. Cenestus. Godo. Una rimozione. Aspettiamo Godo. Che faccia i suoi strusi. Non lo so, al blu Corrich. Vabbè, però facciamogli usare il mana. Di... Non attaccherei. No. Oh! Buono. Ma... Scusate. Molto bene. Sì. Molto bene, sì. Ma scusa, Cattle Crusade, ok, mette sui segnalini. No, non mi ricordo. No, che... whenever a creature enter. Sì, sì, sì. Dai, prolifera, becco giallo. Sì, sei fortissimo. Bravo, bravo, bravo. Il dispensatore di contagio. Questo pesca una carta tutti i turni dal book spell del cazzo. Sì, bravo. E levati dai coglioni. E vai via, va. Scimmia. Mamma mia, che palle, oh. Che colore ti serve? Bianco. Bianco? Sì, l'app dell'aroma cromaterapia dice bianco. Perfetto, hai capito come si fa? Se copi l'incantesimo bianco-nero fa qualcosa? Il tuo bianco-nero? Però cos'è meglio però? Allora puoi copiare Wedding, eh? Lui farà delle spell rivolte alle tue cose, non sì. Penso posso copiare tante cose in realtà, Corrado. Ma potrei copiare anche, secondo me Wedding è la più forte perché ti swarmi duro. Sì, anche secondo me. Una passatina con i due cinque, con tutto. No, con tutto, lifelink. Lì è la lifelink, Corrich. End turn, quindi peschi due. Prima faccio discover. Ti è. Sì, ma discovera bene, però. Cioè, sì, ma non mi devi rompere i coglioni. Ho discoverato bene, cazzo. Ho fatto un 3-2 che ha pompato tutti gli altri, che poi ha pompato questo, che al mercato, mio padre, comprò. Cioè, ma che cazzo vuoi? C'ho Memory dell'Age a zero, che praticamente non mi fa prendere carte. Ecco. Styler, vai a fanculo te, Simic, colori che non esistono! Modo. Ma non ho il mana per farlo. Ah, non gli ho. Benissimo. Vabbè, ho un altro veramente con la merda nel cervello. Quindi faremo i primi 5 turni a vedere lui che rampa. Che rampa? Mm-hmm. E poi ti giocherà Vorinclex, poi Vorinclex, poi Vorinclex. Esatto. Poi esatto. Ma secondo te è napoletano, è kill dude o è chill dude? Ma mi ha legato 3 volte. Piace che ci sono cose importanti che non ti chiede questo gioco, però quella di vuoi fare una giocata che si può fare o non si può fare te lo chiede. Andiamo a prendere il suo explore. Nice, allora fottiti nel culo.
Andrea di Susa. Nice. Giocate i mazzi veramente boh. Nice. Mazzi che non fanno. Comunque non dovevamo prendere Azusa. Sì. Sì. Adesso giochiamo il nostro vero comandante. Esatto. Dietro la counter vera. Sì, sì. Fighta con una creatura che hai in mano. Fa esatto. Mi permette anche di fare questo. Oh là. Ma allora io lo giocherei così rampiamo. Perché lui ovviamente c'è in mano Boseju. Dunque, Virtù fa meno 3, meno 3, quindi Crucifix. Facciamo così, va. Questa è forte, questa è noiosa. È un altro modo di rampare. Sì, poi dici di loro. Poteva non pagare, eh? Poteva non pagare. Beh, va bene che non me lo dà. Cos'è questo? Ocre Jelly. Ugelli. Cioè, baitiamolo. Ma sì, lo baitiamo. E lo deve fare Corridge. Questo vuol dire che noi abbiamo più mana dopo. Non puoi fare Zur se lui prova a distruggertelo. Certo. Ah, ecco. Però se tu sveli i piani, ma ti devi fare i cazzi tuoi, come la terra. Ma devi sempre dirne una? Io sono qua che mi sto leccando le mani. Arriva lui. Arriva lui. Te le sei passate le mani. Dove me le sono passate, porco Giuda. Oh, sempre a dire, ma non puoi, ma non puoi. Figa, oh. Ma prima piangi, poi ti dico che c'hai il spiano. Guarda che guadagna una vita, che ti salva, dai. Dai. Bravo. Bella idea mettere la Zusa adesso che non hai terra in mano. Ah, chiedo scusa. Beh, la vedeva, giustamente. Chi sono io? Cioè, hai ragione tu. Ah. Vai Zur, gira Gobakan. Ma tu devi dargli come si dice? Com'è che si dice? Devi dargli un'intonazione diversa ogni volta. Un accento diverso. Bonus bitches. Dov'è sta merda? Guarda che non me la fa vedere. Come guarda, non posso. Sì, però non posso tenerla là. Ben. Sì, mi stavo esprimendo male. Ma perché è un'abilità di alchemy. Ah, quindi vogliono nascondere lo scempio. Sì. Ok. Dici, tanto non la leggi fino in fondo. No, infatti. Distrugge comunque. Multani. Una delle mie carte preferite. Ah, sì? Non questo. Però mi piace molto il... quella creatura, quello che ci sta attorno. In che senso? Nella, il suo lore, diciamo. Oh, è arrivata la puttanata. È arrivata. No. Sì. Uè. Hello? Hello, my baby. Hello, my honey. Animiamo qualcos'altro? No. Chiudiamo questa partita, guardate. Oh. Dammelo. Mio. Che io non me ne faccio nulla in realtà, però... per rompere i maroni. No, però evito che lui continui a pescare. Sì. Pium. Paga, paga. Pezzo di cazzo. 8, 9. Sì, l'hai fatto. Vabbè, ma anche, cioè, sinceramente... Ma a me basta quello che c'è a terra, Corrado. Cioè... Sì, sì. Sì, vogliamo animare qualcosa? Sì. Animiamo Smothering Tide. Sì, sì, sì. Ma io gli animo anche questo. Cosa succede all'incantesimo? Rimane attaccato. Sì. Dio.
è andata così, oh. Mm. Sì, beh. Non so come dire, eh. Sì. Va bene. Ce ne faremo una ragione. Ah. Vabbè. Corrado, sì, hanno detta, cioè. Sì, sì. Sì, tu non muori di contrattacco. Ma che... no, non hai capito. Hanno anche lifelink. Sì. No, sto pensando se aveva senso che una morisse contro il suo Vorinclex. Sì. Direi di sì. Sì, perché muore anche Vorinclex. Certo. Tum, ting, tum, ta, tum, bum, bum. Ah, non mi sa che non ha fatto bene i conti. Boh. Kill che, mamma mia, ma non abbiamo il bianco, però abbiamo Celestus. God of Blunder. Oddio, è una merda di alchemy. Ma basta. Mamma mia, ste carte. Oh, ma che palle. Vabbè, mettiamola giù così. Oh, veramente, che due coglioni alchemy. Perché non è andata al parco con... Perché non è andata a fare una donazione? Non lo so. Sulla 7 ci sono tante, sull'8 continuano a fare vedere questi poveri bambini che hanno bisogno. Andate ad aiutare loro, porco dio, invece di cagare il cazzo al mondo. Keep, così lei entra, muore e rientra. Let's go, let's fucking go. Te il tuo topo di merda, vai, gioca sto schifo, vai, vai. Fell, destroy a fucking creature, decline. Quanto è bello vedere uno che ti fa decline in faccia, eh? Quanto è bello, eh? Hope. Hello, it's back. Vai così, sì. Vai. Take action, let's go. Terra. Così si fa, porca di quella puttana. Mi sta venendo il brividino. Che cosa vuoi fare? Sto per fottergli una terra. Oppure le fotto il comandante. Mm-hmm. Che però è un enter the battlefield. Ok, va bene, l'hai fatto. Pagarei caro per questo, va bene. Cos'è che può congiurare? Allora... Peter. L'hai fatto, fortissimo. Ok. On to the battlefield. Va bene. Let's go. Terra, pompi. Ok, va bene. Sì. L'hai fatto. Hai finito di rompere i coglioni? No, chiedo, eh. Ma tu poi se trovi terra fai Splendor? Fai i conti? No, ma non è tanto quello, Corrado. Prima li faccio Bolas Clutch, comunque. Che c'ha il verde, è quello che mi preoccupa, capito? Che gli spacca incantesimi. Mm. Mm. Però... Però sì, potrei farlo. Dai, vieni qua. Hello? È più bello. Ok, però cosa fa? Mette il segnalino più uno su gli squirrels. Okay. E... Fai pupazzi ogni turno. Vabbè, che devo fare, Courage? È uno alla volta. Sì. Vuoi che su 100 carte non peschi il miglior squirrel di quello sempre? Che doveva essere il comandante? Sì, infatti. Mm. Guarda. Vabbè, noi abbiamo ancora le bratte. Possono essere importanti, però... Beh, ne facciamo tante anche noi di Squirrel, però. Sbiruli. Sì, sbiruli intero. No, adesso basta.
problema è che questi sono segnalini, non sono... No, lui non ha i segnalini, eh? Come no? No, ah, sono di base. Ma perdono il tipo? All abilities... No. Non cambia niente. La gioco per bellezza, ma non cambia niente. Però non può attivare più il Cheetah Speed? Perché no? Ma cosa c'entra? Le creature. Le creature. Le creature. Sì, ma l'ultima riga. Ah, vabbè, allora sì. È a posto. Non... Beh, secondo me... Amico... Hai fatto un po' una cazzata, però... Cinque, quattro. Probabilmente ci ammazza, per carità. Poteva però fargli trovare qualcos'altro, cioè nel senso. Un'altra cagata. Ah, non fa niente, vero? Ah, XD. Non puoi sacrificare. No. Un'altra... ma anche lui è vuoto. Ma io, senti, cutter, ascolta, Non puoi neanche attivare l'abilità di Phyrexia qualcosa. Nope. La vratta è così brutta? Sì. Sì, ne? Sì, perché gli ridaresti il comandante. Perfetto. Ma vabbè, facciamo una strage il turno dopo. Benissimo. Ting. Giorno. A posto. Giorno. Non ha funzionato il tuo Casio? Come no? Sì, che ho no, l'ultimo token che hai fatto. Ah, only once. No, okay. Sì, only once. Toschi, Baloschi. Bello. Grazie per la vita. Secondo me tra un attimo quella donna le esplode. Poi... No, non parerei. Farei una rimozione. Vabbè. Cosa, ma che cazzo me ne fotte? Deve soffrire. Ma no, ma chiudila che stanno soffrendo anche quelli che ti guardano. Anche il video di oggi giunge al termine. Io vi ringrazio come sempre tanto tanto tanto. Passate una buona giornata e al prossimo deck.